comunque lo spagnolo lo palleggi bene. Sì, sì, lo puoi parlare. Un saluto e un beso a tutti gli amigos de Chile e de Sudamerica che stanno escuchando Radio 3. Ascucia Radio 3 e arriva, arriva, andale, andale, esto es un medley. Andale, andale, messicano. Vabbè, ma io sono uno del mondo, capisci? Non posso avere confini. Però quello che ti chiederei adesso, visto che tra poco avremo un'altra versione spettacolare di Paolo che ha preparato per noi, adesso invece c'è un, come si chiamano, medley, no, questi? Un piccolo medley, sì. Dove ci fai un giro di tutti i tuoi brani, a parte che ne hai moltissimi di brani noti, ce n'è uno che preferisci su tutti? Cioè, qual è il tuo brano preferito? Beh, il mio brano dei miei preferiti, sì, è sicuramente Musica, perché mi trasporta poi nei ricordi, sai, come ognuno di noi alla fine, abbiamo tutti un brano preferito perché ci fa ricordare qualcosa, il primo amore, l'adolescenza o gli amici. Questo ti ricorda un debutto pazzesco a Sanremo anche? Un debutto, no, non è proprio un debutto, però... Che era il primo a cantare, sì, però. Probabilmente, esatto. Me lo ricordo bene, mi sembra, se non ero vestito di bianco, ed eri il primo, mi ricordo Pippo Baudo disse, ah, partiamo con... l'artista di oggi, il primo a cantare, lì c'erano tipo 12 milioni di persone, è Paolo Meneguzzi. Cioè. Proprio vero. Poi, diciamo, neanche fortunato, perché ovviamente all'inizio è sempre complicato, certo. Complicato, però anche più seguito. Quindi in realtà, poi quell'anno lì Pippo Baudo si è inventato che era ad estrazione chi cantava per, certo, primo. Io sono, ho cantato per primo 3 volte, quindi pensa a te. Quello me lo ricordo bene. Qual è l'emozione che si sente in quei momenti lì? Ma è un'emozione... Cioè, quando tu sali sul palco ti rendi conto di quello che c'è al di là, voglio dire, del pubblico presente, che è già molto, i milioni di persone, la pressione sanremese, la pressione discografica? Ma credo di aver affrontato il brano Musica in un momento in cui lo sapevo affrontare e quindi anche a livello proprio personale ed emotivo ero preparato, sapevo a cosa andavo incontro. Se fosse capitato la prima volta, cioè me la sarei fatta sotto completamente, sì. Però Musica sapevo che in quel momento lì cantarla per primo al Festival di Sanremo mi avrebbe portato davvero tanto, quindi guardavo già oltre, quindi ero già felice di per sé. Aiuta comunque non sentire troppo la partita.